una delle particolarità del Carnevale di Sciacca è appunto il gruppo mascherato davanti al carro che balla l'inno che viene composto appositamente per il tema del carro. Il nostro carnevale appunto si differenzia perché coreografie e carro comunque si sposano bene insieme, cioè l'uno non può stare senza l'altro e viceversa. Il carnevale è una febbre che scorre all'interno delle vene appunto dei saccenti. È diciamo un'esperienza bellissima che secondo me almeno una volta nella vita va fatta. Prepariamo le coreografie sulle note di queste musiche e siamo un gruppo di, possiamo variare da 50 a 100 elementi. Il compito dei capogruppi è quello di seguire i ragazzi che si iscrivono al gruppo durante questi 2 mesi, perché noi balliamo, facciamo le prove per 2 mesi interi, abbandonando le famiglie. Diventa quasi una seconda casa il garage delle prove. Per tutti i 2 mesi ci riuniamo tutti i giorni e dalle 5 alle 6 del pomeriggio si va a fare le prove fino alle 2-3 di notte. A volte poi quando arriva il momento della festa, tipo una settimana prima, 2 settimane prima, che c'è tanto ancora da fare perché non si è definita bene una coreografia o perché mi manca una cosa da sistemare, si fanno anche le 5 del mattino. Arriviamo a Carnevale praticamente con le occhiaie, però felici. Una volta scelta la canzone, cominciamo a buttare i primi passi. Così all'inizio si inizia per scherzare, così tipo scherzando comincia magari a buttare qualche passo, però poi alla fine tipo qua facciamo questo, mettiamo quello. E poi alla fine nasce, diciamo, la coreografia finale. Durante la sfilata, che parte dalle 4 del pomeriggio e finisce a tarda notte, ci sono delle varie postazioni dove noi balliamo, quindi dove la gente può ammirare i vestiti, le coreografie. A fine sfilata arriviamo in Piazza Angelo Scandagliato e lì ci aspetta il grande palco dove noi saliamo per fare l'esibizione finale e lì ci sono migliaia di persone che stanno aspettando la tua esibizione. E lì l'adrenalina sale alle stelle e ti senti protagonista, ti senti quasi una star di un grande spettacolo. In realtà alla fine è pure così, visto che c'è un'attesa in città di queste coreografie, di vedere gli abiti, di sentire le colonne sonore, ovvero gli inni. Le persone mi fermano, bravo, bello, bello, mi baciano, mi abbracciano, mi fanno complimenti, poi si fanno anche le foto. Mi è capitato anche di fare un autografo, cioè, più bello così, cioè, mi sentivo tipo una star. Nel momento in cui tu sali sul palco, senti proprio il cuore che ti batte mille perché vedi una piazza strapiena di gente che dice, e adesso questi qua, che sono 150, dove andranno a mettersi? I colori, questa macchia che si muove tutto da un lato, tutto a destra, tutto a sinistra, comunque cattura l'attenzione. Salendo da quel palco, un'emozione immensa. Io la prima volta che sono salito su questo palco avevo la tremarella. Le coreografie nel Carnevale di Sciacca
nello specifico durante lo svolgimento della manifestazione, hanno un ruolo importante anche ai fini della classifica finale, poiché hanno delle singole voci che vengono giudicate da esperti esterni e che vengono appunto sommati ai punteggi del carro allegorico. I costumi del carnevale di Sciacca sono fatti, cioè, con materiali semplici, è un miscuglio di colori, diciamo così. Nella loro semplicità si va a costruire con i veli, con le strutture, con le cose, con la spugna, si va a costruire una cosa maestosa che alla fine poi agli occhi delle persone risulta molto d'impatto, diciamo così. Proprio per farvi capire quanto questa festa è radicata in ognuno di noi, io sono la prova evidente perché, vivendo a Parma, comunque già da 7 anni, faccio di tutto l'impossibile per riuscire a far parte ancora una volta di questa festa, organizzando a distanza, insieme ad altri ragazzi che sono però qui a Sciacca, le coreografie. Questo avviene anche attraverso dei video che ci mandiamo, attraverso delle videochiamate addirittura. Molto spesso però per questo motivo mi trovo a sentirmi dire anche da mia mamma: basta, adesso è arrivato il momento di attaccare le scarpe al chiodo e dire basta. Ma come fai a rinunciare ad una cosa così bella, così spontanea, così allegra, che ti fa stare bene, che ti fa sentire anche tra virgolette importante, perché comunque ti dà delle soddisfazioni, delle emozioni indescrivibili. Infine vorrei fare un invito a tutti gli appassionati di carnevale e non a venire a vedere questa meravigliosa festa, perché è una manifestazione che coinvolge davvero tutti. La nostra città è lieta di accogliervi. Esta fiesta tan varia el amor, me gusta verte danzar.